ciò che è sviato. Torna ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona il tuo regno, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Oggi, martedì, San Francesco Grande, e poi faremo l'inno Laudato si, mi Signore, per il cantico delle creature. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto il mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Mero e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. Nella festa di San Francesco d'Assisi, lodiamo il Signore nostro Dio. Nella festa di San Francesco d'Assisi, lodiamo il Signore nostro Dio. Allora, facciamo l'inno. Altissimo, buona giornata. Pigliate il libro. Alle lodi. Altissimo, onnipotente e buon Signore, tu è solo la gloria e l'onore e buona benedizione. A te solo, Altissimo, se confanno e lungo ora e Dio temendo mai. Laudato sia il Signore con tutte le tue creature, specialmente Messer Lodate Sole, lo quale è il giorno che illumini noi per lui, e te lo è bello, glorioso un grande splendore. Da te, Altissimo, porta indicazione. Laudato sii, Signore, per sola luna e stelle, in cielo hai formate clarite, preziose e belle. Laudato sii, Signore, per frate vento e per aria di giubilo e sereno e ogni tempo. Per lo quale che le tue creature dai sostentamento. Laudato sii, Signore, per sola acqua, la quale è molto utile, et giubile, et preziosa, et casta. Laudato sii, Signore, per frate fuoco, per lo quale la luna di notte. Ed ella è bella, ed è appunto, e tiroloso, gustoso e forte. Laudato sii, Signore, per sola nostra madre terra, la quale ne sustenta e governa, e produce i diversi frutti con colori di fiori e erba. Laudato sii, Signore, per quelli che perdonano per il tuo amore, e ti sostengono in firmata e tribolazione. Beati quelli che li osserveranno in pace, che da te, Altissimo, saranno incoronati. Laudato sii, Signore, per sola nostra morte corporale, dalla quale nulla uomo vivente può scappare. Guai a quelli che li morranno nella peccata mortale. Beati quelli che troverà nelle tue santissime volontà, che la morte secunda non farà male. Laudate et benedicete il Signore, et ringraziate, et servitelo con grande umiltà. Questo fa parte della letteratura italiana, perché abbiamo la prima lingua. E oggi è San Francesco. Sì, Gattino, ci sediamo.
Allora, oggi Salvatore si rasa la barba. Intanto guarda dei video di mattina, perché anche se si chiama pomeriggio, perché io immagino. Sì. Va bene. Prende oggi che sono a scuola tutto il giorno. È venuto il vedovello. Ah no, ancora non hai rasato la barba. Ancora non ha preso coscienza, non ha elaborato. Allora sì, mi faccio. Allora, i salmi dal comune dei santi. Però. Allora, forse vi... Allora, prendiamo 1699. Allora, il Salmo 21, sì. Prendete il Salmo 21. Tutto pronto. Forse allora, va bene. E Giussi, fai i salmi, tu vieni. Vieni tu l'antifone, tu salmi 21. Forse possiamo? Ti ha chiesto la vita, Signore, tu gli hai dato splendore e bellezza. Signore, il re gioisce della tua potenza, quanto esulta per la tua vittoria. Hai esaudito il desiderio del suo cuore. Non hai respinto la richiesta delle sue labbra. Sì, aspettate un po', facciamo la comunione. Confesso a Dio onnipotente. E a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato di pensieri, parole, cose e omissioni, per mia colpa, per la morte, per me, Signore Dio nostro.
perdoni i nostri peccati, e con tutta la vita eterna, Amen. Il Signore misericordioso di concedere l'indulgenza, l'assoluzione e il perdono dei vostri peccati. E con Gesù, l'agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo. Signore, non sono degna di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto la parola e io sarò salvata. E con voi ci manda sempre. Amen. Allora, Pasqualino, Donatella, Giovanna, è un consulto. Allora, siccome abbiamo bisogno, ed è provvidenziale perché mancando qualche catechista abbiamo bisogno dei supporti. Allora io chiedo, anche oltre a questa Rita che l'ha indicato, ho pensato anche a questo, che un'ora alla settimana noi invitiamo Pasqualino a fare il catechismo. Un'ora alla settimana nel giorno adatto per te. Di sabato pomeriggio. Sabato pomeriggio. Benissimo. Con il libro di testo te lo leggi. Io ci sarò. Questo, io vengo la questo, scusatemi, se la lezione divina è una preparazione fondamentale, essenziale, teologica, di spiritualità grande e anche di illuminazione dello Spirito di Dio e dell'opera e della parola di Dio che ci forma. Le catechiste che non fanno la lezione divina sono infarinati e basta. Sono, come dire, trasmettitori, magari senza magari una vita profonda, che è la parola di Dio che trasforma. Allora intanto ti ringrazio perché non hai fatto obiezioni in quel senso. No, obbediente. Allora c'è Adriana Sciangura che dice così: una preghiera per mio figlio che in questi giorni è troppo combattuto. La preghiamo, lo ricordiamo. Ciao. Buona scuola. Ciao. Comunque dovete organizzarvi in questi giorni. Ci siamo messi d'accordo con Pasqualino, poi vi dirà il giorno al più presto.
non aspettate me, perché dovete, dobbiamo un pochino anche gestirci, anche se il sacerdote può anche mancare, ma... È che lei è troppo infanta per noi, quindi è come la mamma che quando non c'è si prende la mamma. Sì, però la mamma non è che si stacca dai figlioli, invoca lo Spirito Santo prima. Andiamo forse 21, sì, e versetto 4 diciamo insieme, gli viene in mondo con larghe benedizioni, gli pone sul capo una corona di oro, vita che ha chiesto, a lui l'hai concessa, lui torna in eterno per sempre. Grande è la sua gloria per la tua vittoria. Lo ricopri di maestà e di onore, poiché gli accordi benedizioni per sempre, lo inondi di gioia dinanzi al tuo volto, perché il re convida nel Signore, per la fedeltà dell'Altissimo non sarà mai scosso. Alzati. Ecco, alzati, sì. Alzati, Signore, in tutta la tua forza. Canteremo e neggeremo alla tua potenza. Comunque, questo alzarsi, alzati, oh Signore, in tutta la tua forza. Il Signore si è alzato con tutta la sua forza perché Francesco ha aperto il suo cuore. Aprite le porte a Cristo, non abbiate paura, vi ricordate? E lui è dato un esempio bellissimo. Ha aperto la sua parola ed è stato un luminare, una luce del Medioevo fino ad oggi, continuamente. Quanta gente, quanti giovani e quante ragazze affascinate dalla spiritualità di San Francesco e di Santa Chiara. Mi pare che questa sera ci sarà un filmato di Santa Chiara, di San Francesco, o no? San Francesco, sì. No, ti pute vila, adesso siamo, ecco, abbiamo fatto gloria al Padre. No, gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli, amen. Ti ha chiesto la vita, Signore. Tu gli hai dato splendore e bellezza. Splendore e bellezza. Salmo 92. 92. Sentiamo. Alle 20:55. Facciamo gli auguri a Fabio per il giorno di San Francesco d'Assisi. Eh sì, certo. Allora, cerca di far conoscere, perché tu hai un ragazzo, tu hai un figliolo intelligentissimo, che conosce molte cose e non conosce San Francesco d'Assisi. Lo conosce, ci presentavo la figlia. No, no, fatti conoscere la vita. No, no, lo conosce. La vita di San Francesco, vedrai se gli darai la biografia per leggerlo, e incoraggialo, incoraggiamolo, perché è il mio grande amico. Guarda che lui diventerà un grande cappuccino, francescano cappuccino, come padre mio. Tu dico, mi ha detto padre Giammuso che se leggi la vita di San Francesco d'Assisi diventerai francescano. Sì, così. È quello che è accaduto, secondo quello che ci dice Pasqualino sempre, quello che è accaduto a padre Pio accadrà anche a Francesco Salomone. Diglielo così, non ha detto padre Giammuso, io non c'entro. Con la felicità di papà. Felicità di papà e di Maria Grazia. Sì. Sì, ma Angela, auguri per San Francesco d'Assisi. Specialmente Peppino che ama la natura, gli uccelli, gli alberi, l'orto, la terra meravigliosa, i fiori, la luna, il sole, le stelle, e il mare pure, no? Bellissimo. Auguri, ciao. Allora, senti, 91? 92. Angela, 92.
Salmo 92. Aspettiamo nostra dolcissima Angela. Forza Samantha, amanti Giovanna. Presto Samantha, 92. 92. Allora, attenzione. Forza Adonella, 92. Allora, attenzione, i salmi sono un po' dalla liturgia che ci pone questo salmo, quindi ha un significato o un senso. Vogliamo conoscere un po' nell'intimità di questo santo la radiografia per conoscere la grande spiritualità di San Francesco, che un pochino è dentro questo salmo. Allora, intanto l'antifono. La strada dei giusti è come la luce, cresce dall'alba fino al pieno giorno. Ecco, splende dall'alba. L'inizio, se voi andate ad Assisi, si parla di l'inizio del cammino della santità di San Francesco. E l'inizio è la sua parrocchia, dove è stato battezzato. Nel fonte battesimale dice: di qui è iniziato il cammino di santità di Francesco d'Assisi, perché il battesimo ci inserisce in Cristo. Poi voi sapete che è stato un giovane un po' scapestratello, con le sue idee avventurose, il cavaliere che sognava alla Don Chisciotte, la stessa cosa, questa difendere le damigelle, oppure, e anche guerriero, e lui si addestrava anche, e voi sapete che ha combattuto contro Perugia. Queste erano, dovevano anche, come dire, esercitarsi, e qualsiasi occasione buona era quella di far battaglia, di combattere tra di loro. Vediamo. È bello rendere grazie al Signore e cantare al tuo nome, o Altissimo, annunciare al mattino il tuo amore, la tua fedeltà lungo la notte, sulle 10 corde e sull'arpa, con aria sulla cetra. Perché mi dai gioia? Fermi, qui ci sono tante connotazioni di Francesco d'Assisi. Allora, è bello rendere grazie al Signore. E tello bello, radiante con un grande splendore. Bello, è bello. La bellezza cos'è? Cos'è la bellezza, Fabio? La bellezza è lo splendore della verità. È bello rendere grazie al Signore, e noi stiamo ammirando la grandezza di Francesco d'Assisi, che parte del 1200. 25 fino ad ora, beh, te l'ho nascito più o meno prima. Allora, è bello cantare al tuo nome, o Altissimo, Altissimo e Buon Signore, come si chiama, l'inno che abbiamo cantato. Sì, tu e solo le lodi, la gloria e lo splendore. Annunciare al mattino il tuo amore, la tua fedeltà lungo la notte. Perché la notte, quel buio, è il preludio dell'aurora e dello splendore del sole, il buio dello smarrimento dei ragazzi. A 17 anni si converte Papa Bergoglio, a 17 anni, e inizia il cammino dalla notte oscura, anche purtroppo delle avventure, delle trasgressioni, e il Signore gli fa un grande spirito francescano.
sulle 10 corde, sull'arpa, con aria e con arie sulla cetra. Anche lui è stato il menestrello, chiamato così, il menestrello di allora, perché era un po' versatile un po'. Allora andiamo alla seconda strofa, versetto 5, insieme. Perché dai gioia, Signore, con le tue meraviglie, esulto per l'opera delle tue mani. Come sono grandi le tue opere, Signore, quanto profondi i tuoi pensieri. L'uomo insensato non li conosce, e lo sotto non li capisce. Se malvagi spuntano come l'erba e fioriscono tutti i malfattori, è solo per la loro eterna rovina. Ma tu, Signore, sei l'eccesso per sempre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. La strada dei giusti è come la luce, cresce dall'alba fino al pieno giorno. Il giusto fiorirà come palma, crescerà come cedro del Libano. Versetto 10. Ecco i tuoi nemici, oh Signore, i tuoi nemici, ecco, periranno, saranno dispersi tutti i malfattori. Tu mi doni la forza di un bufalo, mi hai cosparso di olio splendente. I miei occhi disprezzeranno i miei nemici e contro quelli che mi assalgono i miei orecchi udranno sventure. Il giusto fiorirà come palma, crescerà come il cedro del Libano. Gli andati nella casa del Signore fioriranno negli atri del nostro Dio. Nella vecchiaia daranno ancora frutti, saranno verdi e rigogliosi per annunciare quanto è retto il Signore, mia roccia, in Lui non c'è malvagità. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Com'era nel principio, ora e sempre dei secoli, amen. Il giusto fiorirà come palma, crescerà come cedro del Libano. Infatti, ha avuto una breve vita, 44 anni muore, a 24 anni muore Teresa, però i grandi santi hanno seminato una di intensità di vita e di amore serafico che veramente ancora sentiamo i frutti rigogliosi della loro seminagione, perché siamo affascinati tutti da San Francesco d'Assisi nella semplicità, nella povertà e nella castità. È venuto un letto, sì. Intanto andiamo alla lettura. Queste cose non si possono distribuire così a casaccio. No, ma non le date a lei. Questo è il cuore, perché vede che si confessano. Sì. Devi mettere, senti, nel cassetto di scrivania. Allora andiamo. Poi facciamo. Quello che c'è nella. È indicato nella. Allora, Colossesi. Sì. Sì, confesso a Dio onnipotente. Efesini. Capitolo 4, Efesini. Efesini, quindi. Capitolo 4, versetto dall'1 al 24. Sì. Ma c'è pure quella di sì. Calendario, c'è proprio quella di San Francesco. Sì, tutte e due faremo, lo faremo tutte e due. Allora,
confesso Dio onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, in parole, opere e soluzioni per mia carissima colpa e supplico la beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi fratelli e sorelle di pregare per me. Per voi che vi conduca la vita eterna. Amen. Non ripotente misericordioso, vi conceda l'indulgenza, la sua sola e il perdono dei vostri peccati. Ecco Gesù, l'agnello di Dio, che poi i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvata. Rimanga sempre. Allora, Efesini, capitolo 4. Questo capitolo ci riguarda moltissimo, perché tutti abbiamo dei doni, tutti i carismi, che dobbiamo trafficarli. Allora attenzione, secondo il Vaticano II dice così, un battezzato che non mette in movimento il suo battesimo non solamente è un peso a se stesso, ma è anche una grave zavorra di tutta la Chiesa, perché è un corpo morto. Perché un corpo morto? Perché manca la coscienza vigile di essere un trasmettitore di quello che ha ricevuto. Abbiamo ricevuto Cristo che dobbiamo annunciare agli altri. Se abbiamo ricevuto Cristo, incorporati in Cristo, noi siamo portatori di Cristo, cristofori, questo significa portatori di Cristo, o teofori, portatori di Dio. E se noi non risplendiamo di verità, non possiamo riverberare agli altri quello che c'è dentro di noi. Per questo un cristiano che non prende coscienza della sua dignità e prende coscienza di essere battezzato e incorporato in Cristo è un cristiano insipido, cioè è stato uno che ha ricevuto il sale della sapienza e che non condisce più, non dà sapore alla vita e nemmeno a quelli che stanno accanto. E Gesù lo dice, un sale che perde il suo sapore nemmeno si può concimare, non si può essere utilizzato per concimare, perché distruggerebbe la cultura, perché brucierebbe la radice degli alberi. Allora viene gettato via
e viene calpestato dai passanti. Significa la nostra giovane vita, la nostra persona, siamo disprezzati dagli uomini perché non tanto sapore alle cose. Che cosa siamo? Siamo delle persone inutili, senza senso, insipidi, scipiti. E guardate, abbiamo la responsabilità di rendere saggi i nostri figlioli con la mano ferma. Se siamo deboli, se siamo fragili, non dobbiamo lasciare. Guardate, la debolezza degli educatori rende i ragazzi anche superficiali. Perché noi lasciamolo dormire, poveretto, mi arrendo, la domenica, eccetera, e durante la settimana, e qua, e sì. E facciamo e commiseriamo, poi facciamo un torto ai nostri ragazzi. Tutti gli educatori sono stati di mano ferma, e se volete sapere andate a prendere il capitolo 30 del Siracide, dove si parla come educare i figli anche col bastone e la carota pure. Adesso con la nuova metodo educativo stiamo blandendo troppo maniche larghe, superficiali. Quello che vogliono i nostri ragazzi fanno, anche se vogliono cose storte. Andiamo allora al capitolo 4 Efesini. Attenzione, perché ci interessa moltissimo. È chiaro che questa lettura interessa molto per conoscere come ha messo in pratica i carismi che il Signore ha dato. Perché il Signore ha dato a tutti, nessuno escluso. Poi dobbiamo coltivare anche noi. Ecco per quale motivo Paolo VI dice così. Succederà. Non è che si aspetta. Perché guardate, non è che il problema di fondo, il Signore dà a tutti secondo le nostre capacità, dà a tutti dei doni secondo la nostra capacità di sapere gestire quello che riceviamo. Allora, quello che abbiamo ricevuto è quel limite che ognuno di noi, più o meno grande il limite, più oppure maggiore capacità, dobbiamo saper gestire quello che Lui ci dona. Quello che Lui ci dona adesso viene messo nelle mani della nostra capacità di creatività, capacità creativa per gestire i doni che riceviamo. E non possiamo gestire i doni che non abbiamo. I doni che non abbiamo e noi li vediamo negli altri, generano invidia. Perché non dobbiamo essere contenti della varietà di doni che il Signore ha dato? La varietà. Teresa del Bambino Gesù era cosciente che non poteva essere gigante. Dice, ci sono delle montagne che svettano fino a 8.880 metri di altezza. Ma io so, quando vedo queste cose mi impaurisco. Io voglio essere come un granello di sabbia, no? So come un granello di sabbia che non si vede. Voglio essere piccola per essere sempre portato nelle ginocchia di colui il quale mi ama. Pensate come può essere messo nelle ginocchia di questo padre buono o di un papà, di una mamma con il peso di Pasqualino. Dovrebbe essere piccolo per stare in braccio a sua madre, a suo padre, no? E così, ecco perché voglio essere in braccio a mio padre, padre che è nei cieli, nel cuore di mia madre che è la Chiesa, nella mia piccolezza, e sono contento di quello che sono. E in quella piccolezza abbiamo compreso
le cose grandi che il Signore ha compiuto in lei. Tanto che io non posso dimenticare, come facciamo a dimenticare quello che ha scritto l'editrice vaticana nel risvolto della copertina, che dopo il Vangelo il libro più letto è La storia di un'anima. Significa allora veramente un capolavoro, perché è il Vangelo messo in pratica nella piccolezza, nelle piccole cose. Noi vogliamo fare cose grandi, invece il Signore dice: fai bene quello che stai facendo. Age podi agissi, scriviamo, age agisci quod agis, fai bene quello che stai facendo. Agis significa, è quasi un imperativo, un'esortazione. Agisci bene, fai bene quello che stai facendo. Age quod agis, quod ciò che stai facendo. Ciò, quod significa ciò che. Fai bene quello che stai facendo e sarai santo. Adesso interviene il nostro Pasqualino. Succederà per tutti voi quello che è successo per il Padre Pio. Capite? Succederà anche a noi, perché i doni che ha ricevuto Padre Pio, che ha dato, che ha ricevuto Francesco d'Assisi, li ha dato a tutti. Allora, dobbiamo cercare di gestire quello che abbiamo ricevuto. Se non lo facciamo, veramente, noi entriamo nella, come dire, irresponsabilità. Cioè, non rispondiamo al dono che abbiamo ricevuto. Irresponsabile è uno che non risponde al dono che abbiamo ricevuto. Significa, devi impegnarti a vivere bene giorno per giorno. Quello che fai e le cose che fai per amore diventano grandi. Allora è l'amore che rende grandi le piccole cose. Age quod agis. Stai facendo, ecco, fai bene quello che stai facendo. Se uno deve fare la pasta e deve preparare il pranzo, fai bene anche le piccole cose. Insapora le cose così come devono essere fatte. Bicchierino. Allora, forza. Io dunque, prigioniero a motivo del Signore. Aspetta un attimo. Allora, a ciascuno è stata data la sua grazia, il suo dono significa, la sua forza. Signore dà ad ognuno di noi la forza, il vigore. Dobbiamo essere noi a gestire bene attraverso la nostra creatività. Quindi tutto dipende dalla nostra capacità di gestire bene quello che Lui ci dà. Se non ci ha dato nulla, allora non facciamo nulla. Ma non è così. Per il fatto che siamo stati creati ed esistiamo, ci ha dato qualche cosa che dobbiamo sapere gestire bene. Questo dice: a ciascuno è stata data la sua grazia per quale motivo? Per edificare il corpo di Cristo. Qual è questo corpo di Cristo? La Chiesa. La Chiesa è il corpo di Cristo. Qual è questo corpo di Cristo? Tutti quelli che sono battezzati fanno parte del corpo di Cristo, che è la Chiesa. Allora, pur essendo molti incorporati in Cristo, noi formiamo una sola cosa in Cristo Gesù, che ci ha formati Ecclesia, cioè l'insieme delle persone battezzate.
Allora andiamo, fratelli. Io dunque, no, io dunque sì. Prigioniero a motivo del Signore, vi esorto, comportatevi in maniera degna della chiamata che avete ricevuto, con ogni umiltà, dolcezza e magnanimità, sopportandovi a vicenda nell'amore, avendo a cuore di conservare l'unità dello Spirito per mezzo del vincolo della pace. Ecco come dobbiamo edificarci in questo cammino ecclesiale, sinodale, sinodo significa insieme, camminare insieme. Se uno si sciarria, si divide dall'altro e non entra nello Spirito di Dio, perché si distacca da lui, perché odio, rancore, risentimento o invidie, gelosie, queste sono le cose che impediscono questa trasmissione come i vasi comunicanti. C'è il blocco, non si comunica agli altri. E noi non siamo cristiani veramente, come autentici cristiani, ma frammentati. Il frammento significa cos'è? La sfilacciatura, l'inconsistenza. Ecco perché siamo chiamati, dobbiamo essere, comportiamoci in maniera degna della chiamata che abbiamo ricevuto. Chiamata alla vita, chiamata all'inserimento in Cristo col battesimo, e siamo chiamati alla santità. Quali sono allora le cose che dobbiamo avere? L'umiltà, la dolcezza, la magnanimità, la cordialità, sopportarsi, portare il peso gli uni degli altri, nell'amore. Se l'amore di Cristo non fluttua dentro di noi, non mormora dentro di noi, come possiamo noi camminare nell'amore? Ecco, dice, avendo a cuore di conservare l'unità dello Spirito nel vincolo della pace. Chi conserva l'unità è la pace, il perdono, il combattimento. Un solo corpo, versetto 4, un solo spirito, come una sola è la speranza alla quale siete stati chiamati, quella della vostra vocazione. Un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo. Un solo Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, opera per mezzo di tutti ed è presente in tutti. Capito? Opera per mezzo di tutti ed è presente in tutti. Uno che rifiuta Gesù Cristo è un servo inutile. Se uno accoglie Cristo diventa un servo utile. Per cui utile a casa la mamma che vive di Cristo e diventa un elemento di benedizione all'interno della casa. Anche se gli altri sono un po' turbi, un pochino, pochi chiusi, eccetera. Ma noi siamo invece come il respiro, l'aria pulita, che santifica, che attrae, affascina, perché la nostra bontà, la bontà, la mitezza, evitare le discussioni, i litigi, il dialogo, dialogare, rivestirci di umiltà. Allora, questa è la radiografia del grande santo Francesco d'Assisi, perché quello che stiamo leggendo l'ha vissuto lui. E quando noi seguiamo quello che è stato scritto, significa siamo informati per formarci. Gli alunni, guardate, prima elementare, seconda, questi passettini piccoli, elementarissimi, semplicissimi, eppure quel ragazzo che si è laureato recentemente in medicina è partito dalla prima elementare con gli impegni, con l'attenzione dei genitori a guidarlo, a sostenerlo, ma a formarlo per essere un medico alla maniera di San Giuseppe e Maria Moscati, grandi santi, grandi medici. Formati tutti dalla parola di Dio, e questa è la cosa importante. Francesco d'Assisi, quello che ha avuto San Francesco d'Assisi, non ha avuto né più né meno anche padre Pio,
lo hanno tutti i nostri francescani, tutti i nostri francescani, lo hanno tutti i nostri padri di famiglia, le mamme di famiglia, come Chiara e così via, eccetera, no? Tutti, per essere santi, e che est voluntas Dei, santificatio vestra. Questa è la volontà di Dio, la nostra santificazione. E che est voluntas Dei, santificatio vestra. Questa è la volontà di Dio. No, scrivete in italiano. Questa è la volontà di Dio, la vostra santificazione. Capitolo 4 della prima lettera ai Tessalonicesi. Questa è la volontà di Dio, la vostra santificazione. Capitolo 4 e versetto 3-4 così. Tessalonicesi. Tessalonicesi. Capitolo 4, versetto. Questa è la volontà di Dio, la vostra santificazione. 1 Tessalonicesi. 1. Sì. Primo. Capitolo 4. Mettete il versetto 3. Versetto 3. La volontà di Dio, la vostra santificazione. Ecco. Capitolo 3. No, capitolo 4, versetto 3. Capitolo 4. Versetto 3. E che est voluntas Dei, santificatio vestra. Allora, attenzione, siamo servi inutili, sì o no? Sì. Siamo servi inutili, perché tutto quello che noi facciamo è opera per mezzo nostro Gesù Cristo. Noi portiamo Cristo con i doni che Lui ci ha dato. Allora, quando agiamo, agiamo per la forza di Dio. Meno male che mi paro, affettuoso. Il bel sorriso, bellissimo sorriso. Un attimo solo, così facciamo la comunione. Ora facciamo la comunione. Allora, forza a ciascuno, forza. Guardate. A ciascuno di noi, tuttavia, è stata data la grazia secondo la misura del dono di Cristo. Aspetta, aspetta, questo è importante. Allora, a ciascuno di noi è stata data la grazia secondo la misura di cui noi siamo capaci di realizzare. E non dobbiamo invidiarci tra di noi. Uno è più intelligente, l'altro è più intuitiva, l'altro è più fantasioso, l'altro è più creativo in altro genere. Quello è un pennello di Urbino, quella di Leonardo da Vinci, quell'altro invece è un beethoviano, un altro invece non è Tchaikovsky, un altro è danzatrice, così. Ognuno ha un carisma particolare, uno ha il bernoccolo della matematica, l'altro della scienza, quell'altro dell'astrologia. Ognuno di noi ha un carisma particolare. Uno ha il dono di consolare, l'altro invece di bistrattare, quello non è un dono. Capite? Ognuno di noi ha dei carismi e l'armonia è questa, come il corpo, altro gli occhi, altro l'udito, altro il naso, altro le mani, altro la bocca, altro i denti che sorridiamo. Se vai in una scuola, c'è un sorriso morto di gente morta. Non era morto. Tutto plastificato. Se si mette a cannone la candela si scioglie. Per dire, insomma. Sì. Allora, dobbiamo essere belli dentro. Perché? Ciao Angela. Dobbiamo essere belli dentro perché esternamente non vale nulla. I manichini sono più belli delle persone che sono in peccato grave. Noi non siamo manichini, abbiamo un'anima e un corpo. Il corpo deve essere vestito, però non dobbiamo mettere un vestito per attirare l'attenzione. Quando Dio ha creato la natura, bellissimo, ha fatto tante piante, ogni pianta ha il compito di fare il frutto.
Certo, è il fiore, è il fiore. Non tutti fanno la stessa cosa. Andate a vedere il giardino bello fiorito, dove c'è una varietà di fiori bellissimi. E in questa verità uno dice, mamma mia, quanto è buono il Signore. A proposito di quanto è buono il Signore, domenica mattina all'alba a Pasqualino, dove si trova in questo momento, lo hanno portato ad entrarsi in un bosco. Sono un gruppo di ragazzi che stanno facendo questa esperienza. Alle 4 di notte girano dentro a questo bosco e avevano un sentiero che illuminava la luna, questo sentiero. Durante la mattina, quando si iniziava a svegliare il giorno, l'alba, si sentivano gli animali, ognuno al suo momento di risveglio. Mi ha detto, era qualcosa di straordinario. E poi ci siamo fermati davanti a una quercia che era larga 10 metri. Una quercia bellissima, peccato che non hanno potuto fotografare perché non potevano farlo. Ma c'era, mi ha detto, guarda, mi sono fermato che c'era poi una cappella. Dice, è qualcosa, veramente il Signore ha fatto tutto con perfezione, ma l'uomo lo sta distruggendo. Benissimo, confesso a Dio di potente. E a voi, fratelli e sorelle, che amore nel siero, parole, opere, passione, una cosa. A ciascuno di noi, tuttavia, è stata data la grazia secondo la misura del dono di Cristo. Per questo è detto, asceso in alto, ha portato con sé prigionieri, ha distribuito doni agli uomini. Ma che cosa significa che ascese, se non che prima era disceso qua giù sulla terra? Capite? Allora, discese dal cielo, si è ingannato per opera dello Spirito Santo nel tempo della Vergine Maria e poi ascese al cielo e ha portato alla destra del Padre tutta la nostra umanità, l'ha arricchito, la nostra umanità meschina, inutile, l'ha arricchito della sua grazia. Ecco perché dice, è asceso in alto, ha portato con sé i prigionieri, ha distribuito doni agli uomini, prigioniere del nulla praticamente. Quello di domenica scorsa è stato un Vangelo
molto importante, e dico di un richiamo di attenzione, perché siamo nulla. Lo zero è zero, ha valore quando mettiamo l'uno, e lo zero diventa 10. Ed egli ha dato ad alcuni di essere apostoli, ad altri di essere profeti. Colui che discese è lo stesso che è asceso al cielo, al di sopra dei cieli, per essere pienezza di tutte le cose. Significa pienezza, significato, pienezza di significato per tutte, pienezza, pleros et apanta, cioè pienezza di significato di tutte le cose. Non siamo noi che diamo significato alle cose, ma è Lui che dà senso e significato alle cose che facciamo. Le cose che facciamo, se non partono dalla sorgente, sono gesti vuoti. Ma se prendiamo coscienza, Giussi, se prendiamo coscienza che della presenza di Cristo e viviamo dentro questa coscienza, ogni cosa che facciamo ha valore. Per cui le azioni che facciamo sono il prolungamento di ciò che possediamo. Tutti i vesti sono gesti. Prima di vestirti, cosa fai? La scelta del vestito. Il vestito non è che altro una scelta. Sono gesti che tu metti, ti adorni. Questi gesti devono essere anche un riverbero di quello che tu hai coperto. Uno che ha coscienza che Cristo è dentro di noi si deve vestire bene, perché la compostezza del vestito, la compostezza, come senza attirare l'attenzione su di sé, facendo dimenticare gli altri che portiamo Cristo, invece di contemplare la bellezza della bontà che vive dentro di noi, perché siamo lo splendore della bontà di Dio, come la luna che risplende della luce del sole. Se noi attiriamo l'attenzione perché siamo belli, abbiamo il naso e c'è la giustizia, capelli eccetera, e attiriamo l'attenzione, perché un ragazzo guido di fondo là, un ragazzino aveva capito questo, e tutti quelli che lo vedevano, siccome era vestito bene, che bel vestito, che belle scarpette eccetera eccetera, e si lamentava con la mamma sua, diceva: ma si ammirano il mio vestito, ma io porto a Gesù. Chi comprende che noi portiamo Gesù Cristo? Invece guardiamo che begli occhi, che bei capelli, che belle orecchine e così via. Possibile mai che dobbiamo distrarre l'attenzione a quello che portiamo? Questa è la cosa, e questa è l'intimità profonda di cui dobbiamo avere una grande cura, perché nessuna nebbia oscuri la presenza di Cristo dentro di noi. Quando vediamo una persona, che bella collana, ma tu non guardi la collana delle virtù che possiedo, che io con pazienza possiedo e che Gesù io mi sforzo di dare, di irradiare? Non è così? Mi vado a comprare gli occhiali così tutti gli altri mi guardano gli occhi. Allora, noi tante volte ci distraiamo perché siamo più sensibili, materiali, materialisti possiamo dire, no? Anziché pieni di spiritualità. Voi sapete che tutta l'anima è negli occhi, tutta l'anima è negli occhi, e nel sé gli occhi, ci sono occhi che sorridono sempre, guardate Teresa il bambino Gesù, occhi che sorridono, è l'anima che sorride, e gli occhi danno la serenità, eccetera. Anche sotto la maschera si vede che Letizia sorride. Andiamo? 11. 11.
Ed egli ha dato ad alcuni di essere apostoli, ad altri di essere profeti, ad altri ancora di essere evangelisti, ad altri di essere pastori e maestri, per preparare i fratelli a compiere il ministero allo scopo di edificare il corpo di Cristo, finché arriviamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, fino all'uomo perfetto, fino a raggiungere la misura della pienezza di Cristo. Allora, ad ognuno ci ha dato dei doni. Questi doni che abbiamo ricevuto, consolazione, conforto, la filosofia, eccetera, eccetera, tutti questi doni hanno uno scopo. Qual è lo scopo? Qui c'è messo... La pienezza, la misura della pienezza. Sì, è dunque... La misura. No, per arrivare tutti ad essere uniti. Ad essere uniti e non a dividere. Questo qui è. Tutti i doni ci sono stati dati per crescere in unità. Perciò quando ci sono persone che sparlano, che lo sparlare significa mettere in cattiva luce una persona che viene, come dire, attenzionata da una persona, da un'altra. Sparlare, mormorare, criticare, significa raffreddare il rapporto di amicizia e di stima. Tutti siamo deboli, fragilissimi, abbiamo di chiacchierare tutta una vita, perché di difetti ne abbiamo a bizzeffe, proprio non si può contare. Se noi dobbiamo raccontare tutte quelle scemenze che per debolezza facciamo, non ci arriviamo. E incominciamo a raffreddare il nostro cuore, capite? Più noi siamo pettegoli e più ci raffreddiamo e facciamo raffreddare gli altri. Perché non dobbiamo guardare le cose positive e aiutare anche quelli che purtroppo faticano molto a crescere nella bontà, nella santità? Aiutiamoci, è questa la santità, questa è la scuola della parola di Dio, è la parola di Dio che ci deve dare quella capacità anche di sapere sopportare con amore e con pazienza tutti i nostri fratelli. Chi è di noi più perfetto? Siamo tutti imperfetti, dobbiamo saperci sopportare. Ecco per quale motivo considerate perfetta Letizia, e c'è un fatto bellissimo di Francesco d'Assisi, in che cosa consiste la perfetta Letizia, invece da l'apostolo Giacomo. Giacomo dice: considerate perfetta Letizia quando voi siete provate da qualsiasi genere di sofferenza, perché la fede messa alla prova genera la pazienza completa l'opera di Dio in voi. E tutto coopera in bene perché ama il Signore. Andiamo forse. 14. Così non saremo più fanciulli in balia delle onde, trasportati qua e là da qualsiasi vento di dottrina, ingannati dagli uomini con quell'astuzia che trascina l'errore. Ecco per quale motivo il Signore ci dà questi carismi, per aiutarci ad essere una sola cosa, e così evitiamo le tempeste che ci soffocano e che ci travolgono. E dice: trasportati da qualsiasi vento di dottrina, ingannate dagli uomini con astuzia che trascina l'errore, in balia delle onde. Ecco, questa è anche per cui abbiamo ricevuto dei carismi. Ognuno cerca un pochino di trovare. Noi abbiamo trovato dei carismi, il carisma di Calogerino. Tu sai, hai un carisma della tecnica. Noi quando facciamo il campeggio lì, Pasqualino, la prima cosa si fa aiutare dal tecnico. Quando abbiamo bisogno di animare la liturgia, abbiamo bisogno di lui, e si mette in organo e ce la suona.
Così anche Valentina, alla stessa maniera, ha il carisma anche dell'assemblaggio dei pezzi, per fare delle composizioni meravigliose e delle trasmissioni straordinarie. Come era Carlo Cutisi, così aveva questo carisma particolare, ognuno con carisma. E così abbiamo anche la nostra Laura che si sta addentrando a un, veramente al suo flauto che è qualcosa di bello. 15. Al contrario, agendo secondo verità nella carità, cerchiamo di crescere in ogni cosa, tendendo a Lui che è il capo, Cristo. Da Lui tutto il corpo, ben compaginato e connesso, con la collaborazione di ogni giuntura, secondo l'energia propria di ogni membro, cresce in modo da edificare se stesso nella carità. Guardate allora il grande volume di lavoro, di evangelizzazione che ha fatto Francesco d'Assisi, grandioso. Il carisma francescano ha affascinato il mondo, tutte le parti, grande fascino. Qual era il carisma di San Francesco d'Assisi? La povertà, la castità e anche l'ascolto della parola di Dio, l'ubbidienza al mondo. Sì. Vi dico dunque e vi scongiuro nel Signore, non comportatevi più come pagani con i loro vani pensieri, accecati nella loro mente, estranei alla vita di Dio, a causa dell'ignoranza che è in loro e della durezza del loro pensate, cuore. Pensate, estranei alla vita di Dio, guardate quanta familiarità aveva Francesco d'Assisi per Cristo, tanto che il Signore gli ha dato questo dono bellissimo delle stimmate, segnato con il segno di quella opera redentiva di Gesù, uno che ha partecipato alle sofferenze di Cristo come Francesco d'Assisi e lui per umiltà è rimasto diacono, non sacerdote, non era sacerdote, era diacono, per umiltà, grande umiltà. Per questo Francesco d'Assisi e Padre Pio è stato il primo sacerdote stigmatizzato, lui. Perché dentro il ministero sacerdotale che è la presenza di Cristo nella storia, viene chiamato anche memoriale della presenza di Cristo nella storia, memoriale, significa Cristo continua a stare con noi attraverso la consacrazione sacerdotale, i sacerdoti. E difatti noi siamo perdonati attraverso il dono che abbiamo ricevuto, questa imposizione del ministero sacerdotale nel nome di Cristo. Quindi partecipiamo. Sull'altare noi a un certo punto la persona scompare e dice questo è il mio corpo, quindi è Gesù stesso che dice questo è il mio corpo, quindi siamo un po' il segno sacramentale della presenza di Cristo che dice questo è il mio corpo, questo è il mio sangue, non è il sangue del sacerdote, è il sangue di Cristo. Capite allora l'incorporazione di Cristo e di questo mistero grande della sua presenza in mezzo a noi, quello che ha fatto, è stato fatto da Francesco d'Assisi, Padre Pio. 19. Così diventati insensibili, si sono abbandonati alla dissolutezza e insaziabili commettono ogni sorta di impurità. Ma voi non così avete imparato a conoscere il Cristo. Dunque accecati, sì, vi scongiuro nel Signore, non comportatevi come pagani, ma vivete la vita stessa di Cristo. Così diventate lontani da Dio, insensibili, si sono abbandonati alla dissolutezza, insaziabili e commettono ogni sorta di impurità. E per questo vediamo Francesco d'Assisi
nella valle di Assisi, dove c'era tanto bosco, che piangeva e singhiozzava. E quando chiedevano perché singhiozzasse, lui non poteva rispondere perché era così turbato e pregava, piangendo, pregava, singhiozzando, pregava, singhiozzando. A un certo punto queste domande assillanti, perché ti è morto qualcuno, c'è stata una disgrazia, cos'è avvenuto, eccetera. E padre, allora, a un certo punto San Francesco dice: l'amore non è amato, l'amore non è amato. Perché non è amato? Perché c'era tanta insensibilità, si sono abbandonate alla dissolutezza, insaziabili, commettono ogni sorta di impurità. Quello che avviene oggi, non dovremmo avere gli stessi sentimenti di Francesco d'Assisi? L'amore non è amato, l'amore non è amato. Allora dobbiamo amare Cristo per riparare la freddezza del cuore di tante persone. E lo abbiamo a casa, molte persone di casa nostra non amano Gesù Cristo, sono duri, sono freddi, non pregano, non passano manco un'immaginetta o un crocifisso, meno. Versetto 20. Ma voi non così avete imparato a conoscere il Cristo, se davvero gli avete dato ascolto e se in Lui siete stati istruiti, secondo la verità che è in Gesù, ad abbandonare con la sua condotta di prima l'uomo vecchio che si corrompe, seguendo le passioni ingannevoli, a rinnovarsi nello spirito della vostra mente e a rivestire l'uomo nuovo, creato secondo Dio nella giustizia e nella vera santità. Basta così. Responsorio. Chi avrà lasciato casa o fratelli o sorelle o padre o madre o figli o campi per il mio nome riceverà 100 volte tanto. E 100 volte tanto è in eredità la vita eterna. Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito. Che cosa ne otterremo? Che 100 volte tanto è in eredità la vita eterna. Allora andiamo alla seconda lettura subito. Antonella, dobbiamo essere semplici, uniti e puri. Dalla lettera a tutti i fedeli di San Francesco d'Assisi, alle ore 10 nel TV dei Milano, mi pare dovrebbe essere, c'è la Santa Messa lì ad Assisi, in diretta, sì. Il Padre Altissimo fece annunziare dal suo arcangelo Gabriele alla Santa e Gloriosa Vergine Maria che il Vangelo del Padre, così degno, così santo e così glorioso, sarebbe disceso dal cielo e dal suo seno avrebbe ricevuto la vera carne della nostra umanità e fragilità. Egli, essendo oltremodo ricco, volle tuttavia scegliere per sé e per la sua Santissima Madre la povertà. All'approssimarsi della sua passione, celebrò la Pasqua con i suoi discepoli. Poi pregò il Padre dicendo: Padre mio, se è possibile, passi da me questo calice. Pose tuttavia la sua volontà nella volontà del Padre, e la volontà del Padre fu che il suo Figlio benedetto e glorioso, dato a noi e nato per noi, offrisse se stesso nel proprio sangue come sacrificio e vittima sull'altare della croce. Non si offrì per se stesso, non aveva infatti bisogno lui, che aveva creato tutte le cose. Si offrì invece per i nostri peccati, lasciandoci l'esempio perché seguissimo le sue orme.
e il Padre vuole che tutti ci salviamo per mezzo di Lui e lo riceviamo con puro cuore e casto corpo. Oh, come sono beati e benedetti coloro che amano il Signore e obbediscono al Suo Vangelo. È detto infatti: amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore e con tutta la tua anima, e il prossimo tuo come te stesso. Amiamo dunque Dio e adoriamolo con cuore puro e puramente, perché Egli stesso questo ricerca sopra ogni cosa quando dice: i veri adoratori adoreranno il Padre spirito e verità. Dunque, tutti quelli che l'adorano devono adorarlo in spirito e verità. Rivolgiamo a Lui giorno e notte lodi e preghiere, perché dobbiamo sempre pregare e non stancarci mai. E diciamogli: Padre nostro che sei nei cieli. Facciamo inoltre frutti degni di conversione e amiamo il prossimo come noi stessi. Siamo caritatevoli, siamo umili, facciamo elemosine, perché esse lavano le nostre anime dalle sozzure del peccato. Gli uomini perdono tutto quello che lasciano in questo mondo. Portano con sé solo la mercede della carità e delle elemosine che hanno fatto. È il Signore che dà loro il premio e la ricompensa. Non dobbiamo essere sapienti e prudenti secondo la carne, ma piuttosto semplici, umili e casti. Non dobbiamo mai desiderare di essere al di sopra degli altri, ma piuttosto servi e sottomessi a ogni umanità, a ogni umana creatura, per amore del Signore. E su tutti coloro che avranno fatte tali cose e perseverato fino alla fine, riposerà lo Spirito del Signore. Egli porrà in essi la sua dimora ed abitazione. Saranno figli del Padre Celeste, perché ne compiono le opere. Saranno considerati come fossero per il Signore o sposa o fratello o madre. Esposorio. Beati i poveri spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati i poveri spirito, perché la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i vitti, perché erediteranno la terra. Vediamo lo schema. Lo schema numero 2, Te Deum. Ci mettiamo in piedi. Francesco. Noi ti odiamo, Dio, ti proclamiamo Signore. O eterno Padre, tutta la terra sia tua. A te la gloria, la gente e tutte le